Buongiorno a tutti, oggi preparo una ciambella di frolla con cocco e Nutella. Mi occorre 600 g di farina, 200 g di burro, 2 uova intere e 2 tuorli, 180 g di zucchero, mezza bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, 300 g di Nutella, 30 g di farina di cocco, un limone grattugiato. Inizio a preparare la frolla. Metto la buccia di limone grattugiata, il lievito per dolci, lo zucchero. Metto le uova, sbatto un po' le uova. E poi aggiungo il burro. Inizio ad impastare. Continuo con le mani. Metto un pizzico di sale. Continuo ad impastare. Una volta impastata bene, la metto nella pellicola e la porto a riposare nel frigo per 15 minuti. Una volta riposato l'impasto, lo tolgo dalla pellicola, inizio a lavorarlo. Metto un po' di farina sotto. Ho preso una forma di ciambella di 24 cm di diametro che precedentemente ho imburrato e infarinato. Ne taglio un pezzo per fare la base alla forma di ciambella. Stendo l'impasto aiutandomi con il mattarello. Una volta pronto lo arrotoliamo così da formare la base della ciambella. Lo piego a due così e lo vado ad appoggiare nella teglia e poi lo apro dentro. Distribuisco per bene.
e la base sotto è pronta. Metto da parte e inizio a stendere il restante impasto. Mi aiuto con la farina e con il mattarello per fare un rettangolo. Ho creato un rettangolo con il lato più lungo di 45 cm. Una volta pronto, vado a spalmare la Nutella, lasciando liberi i bordi. Vi do un consiglio: per stendere bene la Nutella l'ho messo un poco nel frigo, spalmo bene per tutta la superficie. Una volta finito, metto sopra un po' di cocco. Questo poco lo lascio, così lo metto sopra. Inizio ad arrotolare. Mi aiuto con il coltello e piano piano arrotolo tutto. Una volta arrotolato lo vado a tagliare. Lo taglio circa 2 cm di spessore. Ora compongo la ciambella. A questo punto spolverizzo il cocco sopra. La vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 fino a cottura. Dopo 40 minuti eccola pronta. Eccola pronta da gustare. Metto un po' di zucchero a velo sopra. Ora la taglio. Pronta da gustare? Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.